Siamo con Mavi Fesco, vicepresidente nazionale di Federalberghi Giovani. Benvenuta a Taormina Today. Allora Mavi, cominciamo proprio con la tua nuova elezione, è avvenuta lo scorso 15 aprile, inizia dunque questa nuova avventura. Sì, è intanto per me un onore poter rappresentare diciamo la Sicilia in seno al Comitato Nazionale con questa nomina recentissima da parte del appunto neo presidente eletto Dino De Risi, un presidente pugliese. Devo dire che questo ruolo riconferma l'impegno della Sicilia in ambito giovanile, perché veniamo già da una precedente esperienza con una vicepresidenza nazionale in Sicilia. Questo impegno che la Sicilia ha profuso con un'unica squadra e con l'apporto appunto di tutti i ragazzi che fanno parte del Comitato Siciliano ha prodotto senz'altro un grande riconoscimento per tutta la regione. Prerogative di questo comitato che insieme a me viene rappresentato anche da, ovviamente oltre che dal presidente De Risi, ma anche da altri due vicepresidenti che sono appunto del Veneto e del Lazio. Diciamo prerogativa essenziale del Comitato Giovani è quella chiaramente di un occhio di riguardo dell'imprenditoria giovanile, quindi della nuova generazione che si affaccia a questo comparto. Quali sono le differenze tra l'imprenditoria giovanile e l'imprenditoria insomma classica? Ci sono esigenze diverse, anche una visione diversa se vogliamo del turismo? Beh, in effetti quello che è da sottolineare è che comunque sono cambiati i tempi. Quindi per tutto ciò che riguarda l'imprenditoria l'impatto e l'apporto di un giovane è senz'altro diverso rispetto a quello che è stato in passato nelle diciamo, generazioni trascorse. Quindi il giovane ha sicuramente una maggiore dinamicità con gli strumenti moderni, di quello che ovviamente fa parte del comparto turistico, gli strumenti del comparto turistico ha una maggiore dinamicità e una maggiore anche come dire, elasticità nell'utilizzarli a proprio comunque favore. Quello che è importante sottolineare per il Comitato dei Giovani Albergatori Italiano di Federalberghi è che la missione che comunque ci si dà complessivamente in un gruppo di amici, di colleghi che si scambiano esperienze, competenze ed anche rapporti e relazioni è quello che riguarda l'aspetto sia di collaborazione con gli istituti professionali che nel territorio italiano sono sparsi e che collaborano con le federazioni territoriali in uno scambio proficuo e in un'interazione costante di obiettivo ed anche per quanto riguarda la formazione degli appartenenti al Comitato dei Giovani Albergatori Italiani, che la formazione comunque è tassello fondamentale di quella che è la nuova generazione che si appresta certamente a come dire, dirigere le aziende. Sicuramente un aspetto innovativo del nuovo turismo che può essere tranquillamente portato dai giovani è quello della comunicazione. Il mondo della comunicazione si è stravolto rispetto ad un tempo, cioè internet, ci sono i vari portali che agevolano insomma, anche i vari alberghi. Ecco, quali altre idee in più? Quali sono quelle idee che possono fare la differenza e che possono essere portati da un giovane albergatore? Certamente l'impatto dei social ha influito nell'ultimo decennio nella comunicazione aziendale chiaramente di ogni impresa turistica, quindi certamente il giovane è più propenso nell'utilizzare questi mezzi anche per commercializzare la propria azienda, quindi questo è senz'altro un aspetto che il giovane non può come dire esimersi dal sottolineare. Certo è che poi va fatto tutto con moderazione nei limiti di quella che è la regolarità dell'uso di questi strumenti. Si guarda all'estero, si prendono modelli esteri ad esempio, che si possono, magari si importano in Italia, si viaggia molto sicuramente, da albergatrice, da giovane albergatrice avrai viaggiato molto e continuerai a farlo, si importano idee dall'estero? Sì, in realtà comunque anche tra le federazioni presenti sul territorio europeo c'è comunque uno scambio, una comunicazione continuativa su diverse tematiche, però chiaramente lo scambio che tra i giovani viene anzitutto come dire, sottolineato è quello esperienziale e contenutistico di quello che è possibile attuare nel territorio italiano. Ultima battuta, da vicepresidente di Federalberghi Giovani, quale sarà il tuo prossimo obiettivo, almeno quello che proporrai ai tuoi colleghi? Guarda, io posso dire senz'altro che i giovani siciliani, da cui appunto è il contesto da cui sono partita, per me è stata una casa e una famiglia.
nel quale ho maturato la mia esperienza, diciamo, sindacale giovanile. Per cui per me il mio primo obiettivo è quello di rinforzare le fila del Comitato Giovani, cercare di espandere il più possibile l'adesione in tutto il territorio nazionale per creare senz'altro gli strumenti di confronto, di collaborazione e di cooperazione il più fattivi possibili affinché si possa dare un supporto costante ai giovani che si affacciano a questo, diciamo, mondo turistico.